Do subito la parola a Valentina. Salve, benvenuti, ringrazio tutti per l'invito, ringrazio Ilenia con la quale si è già creata, diciamo, un'amicizia che ci darà dei buoni frutti. È domenica e quindi io, non siete andati a messa, vi voglio leggere un passo del Vangelo. Chiamata di nuovo la folla, dicevo loro: ascoltatemi tutti e intendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di una parabola e disse loro: siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna. Dichiarava così mondi tutti gli alimenti, dal Vangelo secondo Marco. E quindi, diciamo, abbiamo una benedizione davvero dall'alto circa questa. Non è possibile. D'altronde poi, facendo un rapido excursus, no, nella storia della coltivazione della canapa, ci si accorge che quasi tutte le religioni, no, siano state contaminate da questa sostanza, che è antichissima. Diciamo che la sua domesticazione è addirittura anteriore a quella del frumento, dell'orzo, da cui pare nelle ultime analisi si sia originata la civiltà mesopotamica intorno alla birra e non intorno al grano come erroneamente si intende. Quindi, diciamo, queste sostanze che un poco alterano la psiche o il comportamento cosiddetto umano sono le sostanze intorno alle quali si sono sviluppate le civiltà. Ci sono dei ritrovamenti della canapa che, diciamo, all'inizio veniva prevalentemente usata come fibra. E infatti anteriore addirittura alla coltivazione del cotone e alla nascita della seta, ci sono dei ritrovamenti che addirittura risalgono a 13.000 anni fa. Per esempio, una cosa alla quale sono molto legata, che è la città turca Kataluyuk, dove è sorta il primo grande insediamento umano, da cui poi si sono originate molte delle cose importanti per noi, tra le quali l'agricoltura e la cucina, alla quale io sono molto legata, che è stata un'invenzione umana, la più grande rivoluzione dell'umano, che ci ha allontanati dalle altre specie animali, no? Ci sono ritrovamenti in Cina, in Giappone, in Tibet, da cui pare la pianta si sia originata, anche se non c'è molta sicurezza, perché pare che sia l'Asia centrale, Russia, Tibet, ci sono molte discussioni intorno al luogo di origine. Però parliamo proprio del momento originario, che poi è molto difficile da ritrovare, e come ti dicevo prima, secondo alcuni addirittura è stato ritrovato nelle tombe Maya, nelle mummie delle tombe Maya sono state ritrovate tracce di canapa, al contrario di quello che le fonti riportano, perché ascrivono la trasmigrazione della pianta a epoca postcolombiana. Invece, forse, probabilmente, o per un fatto naturale o per lo spostamento dallo stretto di Bering, probabilmente già lì c'era la canapa e veniva usata in riti religiosi. Tempo fa sentivo pure che in alcune caverne del Paleolitico, sulle pareti sono state trovate tracce della canapa. Un'altra cosa che mi sembra molto simpatica da ricordare, perché a questo gruppo umano io sono molto legata: secondo recenti studi da parte di una storica dell'Università di Harvard, il famoso mito delle Amazzoni, descritte in maniera così terrificante come un gruppo umano che uccideva gli uomini, eccetera, non
aveva un'origine storica di tutt'altro tipo, naturalmente. Quindi le Amazzoni molto probabilmente vivevano nella zona dove c'erano gli sciiti, tra i più grandi consumatori, e anche sono loro che hanno portato in Europa, pare, l'uso dell'hashish. Erano dei grandi consumatori di canapa e facevano questi usi della inalazione dentro le tende. Venivano create queste tende dove venivano create queste tende dove loro inalavano, e queste donne erano delle donne terribili, perché dopo aver combattuto, indossato i pantaloni, dopo essersi spostate, rinunciando al matrimonio e al gineceo, cosa che per Erodoto insomma le descriveva come delle donne da cui stare alla larga, la sera si rilassavano dentro queste tende. E quindi adesso capiamo perché anche il mito delle Amazzoni è stato un mito così. Ma questa cosa naturalmente ha molto a che fare, mi piace toccare questo argomento sul femminile, perché è la cosa di cui io mi occupo da sempre, soprattutto in merito all'alimentazione e a tutto ciò che è legato all'alimentazione per la nascita del patriarcato, perché c'è stato un lungo tempo nella storia umana, diciamo dalla fine del Paleolitico, quando l'uomo era quasi sapiens, in cui l'umanità ha avuto una grande felicità, un tempo di gioia matriarcale naturalmente, di pace, senza la necessità di... E di grandissima evoluzione, perché ancora oggi non è stata data alcuna rivoluzione umana che sia stata così grandiosa come la rivoluzione che c'è stata nei 10.000 anni prima della nascita di Cristo, la rivoluzione agricola e l'invenzione della cucina. In questo periodo la canapa era usata in maniera normale, così come si faceva con qualsiasi altro alimento. Perché la canapa è anche un alimento. In questa fase della storia gli umani, come dire, era molto difficile distinguere tra l'alimento e il farmaco, perché è questo il momento in cui nasce la medicina attraverso l'alimentazione, cioè nel momento in cui una specie di scimmia, un ominide, comincia a fare una cosa stranissima rispetto a tutti gli altri animali, e che è quello l'atto rivoluzionario più grande che ci sia, cioè si produce da sé il cibo e non solo lo trasforma, quindi rispetto a tutti gli altri passa da raccogliere, anche se diciamo l'esperienza del nomadismo e della raccolta comunque permangono anche fino a tempi recentissimi. Non è, questa storia del nomadismo dal mio punto di vista non è del tutto fondata storicamente, comunque questo è un altro discorso, non mi fate perdere nelle altre cose. E quindi diciamo era normale che qualsiasi alimento venisse provato e poi sperimentato proprio in una maniera che poi in termini proprio galileiani potremmo chiamare con un metodo assolutamente scientifico, cioè c'era l'osservazione, la deduzione, la legge. Ecco perché quando il cristianesimo arriva e il cristianesimo si caratterizza per questa sua grande passione per l'umano, no? Dal punto di vista teologico Dio si fa uomo, quindi arriva all'umano amando l'umano, amando tutto quello che fa l'uomo tale, e quindi tutto ciò che l'uomo ha sperimentato nel suo percorso evolutivo in questi anni non è immondo, dice Cristo, no? Cioè lui lo sa, perché nel corso della sua evoluzione ha capito cosa fa bene e cosa fa male,
per cui nella sua specificità di essere diverso da tutte le altre specie è accolto ed è amato per quello che è. Ora, rispetto alla cannabis, noi abbiamo una delle più ridicole storie di proibizione, parlo dal punto di vista alimentare adesso soprattutto, una delle più ridicole storie di proibizione che la nostra storia abbia visto, tra l'altro recentissima, no? Perché parliamo la legge di Roosevelt del 1937, non è passato neanche un secolo rispetto al momento in cui è stata creata questa proibizione, che tra l'altro ha molto a che fare, come sempre, ha a che fare con il femminile e con la questione razziale. Perché tra i più grandi consumatori della cannabis c'erano i neri americani e i messicani, da cui il nome dispregiativo marijuana. Ricordo tra le altre cose che anche Billie Holiday, una delle più grandi, per me la più grande, io ho un amore folle per lei, per cui lo ricordo volentieri, è stata perseguitata per il consumo di marijuana. Ed è stata perseguitata per il consumo di marijuana proprio da quel tale Anslinger, che lui, diciamo, uno dei seguaci della teoria Hoover, quelli che crearono poi il maccartismo in America, fu perseguitata e subì moltissimi processi e si fece anche 2 anni di carcere per il consumo di marijuana. Per cui questa cosa ha a che fare con tutte altre questioni, come sempre, perché diciamo la proibizione non è una questione che è legata alla salute pubblica, perché io sono un'esperta di erbe, sono una cercatrice, vi dico, vi assicuro che anche qui in questo momento ci sono degli oppiacei intorno a noi, esiste una sostanza che si chiama, una pianta che si chiama lattuga virosa, che ha degli effetti assai simili all'oppio, e questa cresce spontanea ovunque, oppure agli angoli delle strade. In questo momento è diffuso dappertutto l'assenzio, che non è una sostanza del tutto innocua, perché diciamo Baudelaire ne fu un testimone, grande amante di sostanze psicotrope, è una sostanza che distrugge i neuroni, per cui che queste sostanze siano lasciate libere di crescere in qualsiasi posto, mentre invece nei confronti della marijuana sia stato fatto tutto questo lavoro di criminalizzazione, ci fa capire che dietro ci sono delle altre questioni. Perché nel momento in cui è stata proibita la cannabis, diciamo, questa cosa è stata spinta soprattutto dal produttore americano di petrolio, per cui che aveva sperimentato l'origine della plastica. Siccome la cannabis ha la pianta, questa particolarità che può essere addirittura può costituire un polimero assai simile alla plastica, però biodegradabile. Voi immaginate che cosa sarebbe stato il mondo se in quel momento quel signore del capitalismo americano non avesse spinto per questa cosa? Noi adesso non ci troveremmo in un momento in cui discutiamo la nostra sopravvivenza di specie in seguito a questa criminalizzazione che ha a che fare sempre con le leggi del profitto. Il capitalismo ce l'ha insegnato che le cose vanno così, il patriarcato ce l'ha insegnato che le cose vanno così, perché anche l'origine del patriarcato è strettamente legata a questa questione del controllo dei corpi delle donne, ma non solo dei corpi delle donne, anche della sapienza delle donne, perché nei 10.000 anni precedenti, quelli che noi descriviamo come la grande età dell'oro dell'umanità, le donne avevano sviluppato una profondissima conoscenza della natura, per cui era molto più facile, come dire, controllare la sapienza o disperdere o chiudere la sapienza che non controllare la natura, che non è controllabile. Un altro grande momento di questa cosa è stato certamente la caccia alle streghe, momento in cui le donne furono descritte come coloro che facevano
i banchetti, i sabba con il diavolo, eccetera, eccetera. In realtà quello che sta dietro a questa cosa, ed è un fatto storico, certo, è che il momento dell'Inquisizione è il momento dell'età moderna in cui nasce il capitalismo. È coevo agli enclosures, cioè è coevo al momento in cui in Inghilterra si cominciano a chiudere, a recintare le terre che erano lasciate libere per al consumo, diciamo, anche dell'incolto, perché bisognava che ogni cosa venisse controllata, ma che avesse un prezzo soprattutto, cioè la gratuità della terra non poteva essere racchiusa soltanto attraverso la recinzione, bisognava annullare, portare all'oblio la conoscenza. Ecco che noi abbiamo perduto un patrimonio straordinario innanzitutto di conoscenze, ma abbiamo perduto anche, fino a che non c'è stata la salute garantita dallo Stato, abbiamo perduto le mediche, perché le donne erano le mediche dell'antico mondo. Abbiamo perduto la salute pubblica per questa cosa, e le donne poi sono state utilizzate insieme ai bambini per la produzione, con il lavoro che arrivava anche a 20 ore diurne per l'estrazione di plusvalore, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, dietro le proibizioni e nella creazione di questa morale, no, per cui le sostanze psicotrope sarebbero pericolose, e diciamo è l'apparato ideologico che sta alla base di questa cosa, no? Ed è stupido soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, perché nell'alimentazione al di là dell'uso ricreativo, di cui parleremo tra poco, che è anche molto interessante, nei semi è contenuta una piccolissima quantità di THC, è proprio una cosa quasi inesistente. Con l'effiorescenza, nei semi, dai semi si ricavano le sostanze oleose, si ricava l'olio. I semi stessi vengono usati perché hanno un altissimo contenuto proteico e sono straordinari per l'alimentazione umana, ricchi di fosforo, magnesio, vitamina A, vitamina B, vitamina B1, omega 3, omega 6, che sono le sostanze che aiutano la costruzione del colesterolo buono, di cui gli europei e gli americani avrebbero molto bisogno, visto che si abbuffano ai McDonald's di quelle schifezze, che quelle sì sono veramente immonde, producono una devastazione della salute pubblica. E allora capite che dietro c'è un problema di controllo e di profitto rispetto a questa cosa. I semi, dicevo, dai semi si ricava la farina, che è una cosa straordinaria, perché intanto ha un contenuto calorico molto del 20% più basso rispetto a tutte le altre farine, e poi è perfetta per l'alimentazione dei celiaci, questa malattia che ora è diventata diffusissima, perché per produrre il frumento, la farina di tipo 00 che noi usiamo, si usano sbiancanti. E quindi noi quello sì che mangiamo è immondo, quello che viene prodotto dall'alimentazione industriale è immondo. E mi dispiace dire che quello a cui arriveremo tra poco, anche con l'aiuto dei cosiddetti spadellatori televisivi, che voi adesso, io mi occupo di cucina, però non ci sono individui che io odio di più rispetto a quelli che stanno sempre in cucina e ci insegnano come fare le cose, no? Cioè ci dicono no, questo è il modo corretto di cucinare questa cosa. Questo lo dici tu, perché nel mondo ci sono 500 milioni di varietà di fagioli, per cui se io vengo da un territorio dove questi fagioli sono stati coltivati, li conosco, la mia stirpe li conosce, so come trattarli, tu, Carlo Cracco, non mi puoi dire che questi fagioli devono essere trattati come dici tu. Perché quello che stai producendo è un azzeramento dell'intelligenza collettiva che sta dietro alle produzioni locali, e che finirà a farci diventare tutti degli imbecilli che non sono capaci di mettere a
a tavola nulla, che non sono capaci di distinguere ciò che è commestibile e ciò che non lo è, e che sono, come dire, che necessariamente devono rivolgersi al mercato, e i poveri ragazzi che con il delivery ci portano, con le app, no? Ci portano il cibo, i rider sfruttati oltre ogni misura, ci portano quello che è necessario per noi per mangiare. E quindi, detto questo, non mi dilungo troppo perché già ho parlato moltissimo, perché io, per me, le occasioni in cui posso parlare di cibo in una certa maniera sono proprio dei comizi d'amore, nel senso che io vengo qua e faccio proprio la mia battaglia, sono da anni, faccio una vita particolare, sono ormai votata all'autonomia alimentare, mi occupo di insegnare al mondo quello che ha dimenticato, nel senso quello che nella nostra tradizione abbiamo dimenticato. Infatti anche oggi ho cucinato dei cibi selvatici che io raccolgo, vivo come una nomade, vado cercando le cose che sono in giro, e soprattutto ci tengo moltissimo a divulgare questa cosa, perché penso che questo sia un atto politico molto importante, e perché il cibo è molto politico, soprattutto in questo momento in cui noi veramente stiamo discutendo se tra 100 anni ci saremo o no, perché da questo dipende anche la pandemia, cioè il nostro aver invaso ambienti che non sono nostri per produrre olio di palma o robe di questo tipo, che poi non sono altro che l'origine di malattie collettive, di disfunzioni di ogni tipo. Io penso che un discorso politico intorno al cibo in questo momento sia la cosa più rivoluzionaria che si possa fare. E che è una cosa che invito a fare a qualsiasi compagno, a qualsiasi persona che abbia a cuore il futuro del pianeta in maniera sensata e profonda. Ora passiamo a Ilenia, che ha scritto questo libro bellissimo, simpatico, e che ci racconterà lei tutto rispetto alle tecniche, rispetto anche, diciamo, alla sua attività in merito al movimento antiproibizionista. E niente, io ti dico di raccontarci, di dirci come ti è venuta l'idea, quando hai avuto questa luccicanza di questo libro, cosa hai provato a scriverlo, e poi altre cose che ti chiederò man mano. Grazie, grazie Dante, soprattutto per questa introduzione così ampia, perché è vero che il mondo della cucina, ma soprattutto il mondo delle piante, ha avuto sempre un l'occhio patriarcale che bene o male ha cercato di dirci questo sì, questo no, questo sì, questo no. E per quanto riguarda nello specifico questo libro, faccio un passo indietro. Io da quando ho 15 anni sono un'assuntrice di cannabis e di sostanze leggere fondamentalmente, però perché mi piacevano, proprio perché mi piaceva la leggera alterazione dello stato di coscienza, mi piaceva il senso di rilassatezza che queste mettevano nel mio corpo. E poi arriva un giorno, durante un'iniziativa politica, che mi viene presentato questo ragazzo che ha la sclerosi multipla, questo tanti anni fa, circa a metà degli anni 90, e questo ragazzo viene da me e mi racconta in pratica che attraverso la cannabis mangiata che gli preparava la moglie, lui riusciva a fare dei movimenti che attraverso le medicine che gli erano state date invece non riusciva a fare. Questa cosa, e tra l'altro girava con il sacchettino di biscotti che la moglie tutti i giorni gli preparava, gli metteva in tasca e gli diceva vai, perché è così. E si chiamava Pino questo amico, e mi fece provare il primo biscotto al burro di cannabis proprio. Io rimasi innamorata del gusto, innamorata dell'effetto che questo biscotto ebbe su di me. E questa cosa mi ha portato a una passione smisurata nei confronti della pianta e di come cucinarla, come poterla
come poterla assumere non solo attraverso la combustione, che non è prettamente la cosa migliore che ci possa fare il nostro corpo, ecco. E fino a che non ho scoperto che da noi, non, soprattutto recentemente, non è possibile cucinare con i fiori di canapa. Perché? Perché non sono, secondo le leggi, non sono edibili. E per noi non è così, perché fondamentalmente all'interno del fiore di canapa ci sono tutti quei cannabinoidi, si sprigionano cucinando tutti quei cannabinoidi che poi ci danno queste sensazioni piacevoli e che ci fanno vedere il mondo con un occhio più positivo, anche questo direi. Quindi questo libro nasce dalla mia esperienza che è cominciata appunto ricercando informazioni. All'epoca non c'era internet, quindi circolavano nei centri sociali e comunque nei circuiti alternativi circolavano questi manuali che venivano soprattutto dagli Stati Uniti, dalle lotte degli anni 70 negli Stati Uniti, e dove veniva spiegato come poter preparare delle buone pietanze a base di cannabis. E essenzialmente i preparati erano due o tre, ossia veniva messa o all'interno di grassi vegetali o animali, oppure attraverso soluzioni alcoliche o oli. Esatto, perché la canapa non è, anzi i cannabinoidi non sono idrosolubili ma sono iposolubili, quindi se vi volete fare una tisana con la canapa non vi farà nulla se non un po' di sapore, e se la volete rendere un po' più strong mettete prima a bollire il latte con il fiore per una quarantina di minuti a bassa temperatura, dopodiché lo filtrate, usate un po' di quel latte e il tè sarà buonissimo e sicuramente migliore di quello che si può ottenere semplicemente immergendo nell'acqua. E vabbè, detto questo, ho iniziato a sperimentare. Perché? Perché l'assunzione attraverso l'ingestione ha una potenza molto più ampia rispetto alla combustione. Quando voi fumate assumete il 30% della potenza dei cannabinoidi, quando l'assumete ingerendola alzate la percentuale ai 60-65% del famoso high, come si può dire. Quindi bisogna metterci testa nell'utilizzo di queste sostanze, perché comunque hanno delle reazioni anche differenti a seconda del soggetto che le assume. E quindi, sì, do dei consigli, innanzitutto do dei consigli di cominciare proprio con dosi, microdosi, proprio perché piano piano, aspettando poi 45 minuti, inizia la digestione e ti inizi a rendere conto dell'effetto di assurdità, e quindi puoi eventualmente continuare un po' l'assunzione. Consiglio sempre di non metterne più di un cucchiaino grattato a persona all'interno del burro, dell'olio o del latte che si sta usando, ma sempre testando prima, avvisando ovviamente i commensali, perché non sia mai che si fanno quegli scherzi, che ci si tipo nell'erba di Grace nel film, che ci si ritrova poi tutto il paese in AI. Ma soprattutto perché appunto ogni soggetto ha delle reazioni diverse. Sì, esatto. Esatto, è una reazione soggettiva, ma questo lo vedete anche, cioè, penso che qui chiunque è qui seduto abbia almeno provato ad assumere cannabis attraverso la combustione, attraverso una canna piuttosto che attraverso un bong o qualsiasi altro strumento utilizzabile all'occorrenza,
e avete potuto notare che ogni persona reagisce proprio in maniera diversa. C'è chi si mette a ridere, c'è chi si mette a dormire, c'è chi si mette anche a piangere, perché magari ha una reazione di introspezione, che lo portano a portare fuori queste. Esatto, esattamente, ci sta pure tutta la cosa. E poi un'altra cosa che consiglio sempre per cucinare è di non utilizzare la canapa che si può acquistare in strada. Perché? Perché non sa, come tutti gli alimenti che ingerite, che potrebbero essere con pesticidi, potrebbero essere coltivati in terreni inquinati, e quindi sì, essendo poi tra l'altro la canapa una pianta che trattiene metalli pesanti, in quel caso sarebbe proprio un ulteriore danno al proprio corpo. Quindi io consiglio sempre di utilizzare della canapa di cui sapete la provenienza principalmente, o ve la siete coltivata voi oppure sapete chi l'ha fatta e come l'ha fatta, perché la dovete mangiare. E quindi sinceramente esatto, i pomodori non fa una piega. E poi essenzialmente per non andare ad alimentare il mercato delle mafie, perché come diceva prima, io sono una degli organizzatrici della Million Marijuana March Italia da 20 anni, che viene, è una manifestazione che si fa ormai in più di 400 città in contemporanea nel mondo, che parte dal Canada e nell'inizio degli anni 2000, e è una manifestazione votata proprio alla liberazione, più che liberalizzazione, della pianta di cannabis. E questi ultimi 2 anni purtroppo non l'abbiamo potuta fare causa pandemia. Nel 2021 sarebbe stato il ventennale della manifestazione, avevamo in programma di fare proprio un mega festone di 3-4 giorni a Roma, quindi invitare tante realtà, fare una sorta di fiera, però purtroppo il Covid ce l'ha impedito, ma aspetteremo la possibilità dell'anno successivo, sperando di riuscire a fare questo. Questo per dire, perché come dicevamo prima, questa pianta ha subito e continua a subire molto grandi restrizioni e criminalizzazioni, e i consumatori sono considerati criminali, e la pianta stessa viene detta che è pericolosa. Ma come fa una pianta, come fa una pianta ad essere pericolosa? Se uno la conosce, se uno si informa e sa come trattarla, di pericoloso c'è soltanto l'ignoranza, per quanto mi riguarda. E quindi niente, diciamo che con tutte queste informazioni, con questa passione smudata per questa pianta, durante il Covid, io non sono una chef, sono una cuoca, ho imparato a cucinare da mia madre che era pugliese, e sono tristi essenzialmente. Esatto, quindi mia madre mi ha dato le basi della cucina pugliese, e io ho iniziato a sperimentarla con gli amici, facendo queste cene nei vari circoli, nei vari centri sociali, e sperimentando, vedendo quello che ci stava bene e quello che ci stava male. E quindi mi sono trovata anch'io, come tutti voi, durante la pandemia chiusa dentro casa da sola, con l'ansia dalla mattina alla sera, senza sapere cosa fare. Anzi, vi dico pure che io faccio parte del Cannabis Service, di cui c'era lo stand qui per 3 giorni, ne faccio un uso terapeutico di cannabis, e mi viene prescritta in ricetta dal medico, perché appunto mi aiuta a liberarmi dell'ansia e dell'insonnia che durante la pandemia è aumentata, ma che ho di mio per altre mie situazioni e malattie. Non vi sto qui a raccontare insomma tutte queste specificità, però sappiate che si può richiedere anche come farmaco, perché è utilissima in tutto uno svarione di problematiche che
sì, a me personalmente per ansia e insonnia. E quindi niente, ho detto cos'è che posso fare io in questa chiusa dentro casa e che possa condividere, perché io poi sono una persona molto, molto di sinistra, a me piace condividere le cose, posso condividere con gli altri dalla mia scrivania chiusa dentro casa. Ho detto guarda, io altra cosa che so fare, so cucinare con la cannabis. E siccome in giro in questi ultimi anni si sente solo che di biscotti con la farina, di utilizzo dei semi, mi sono guardata allo specchio e ho detto ma io la cannabis non la uso così, io la cannabis la uso tutta, a me piace fare queste cene, mi piace farle con gli amici perché diventano anche più conviviali, non è solo una cena, è una cena a base di cannabis, quindi ci si arriva anche preparati mentalmente, come posso dire. Quindi ho iniziato a raccogliere tutte quelle ricette che nell'arco degli anni avevamo sperimentato e ho cercato di metterli in questo piccolo manuale vecchio stile, diciamo, che potete trovare o su Amazon come ebook, o anche ve lo mandano stampato, oppure qui al banchetto se ne avrete voglia. E perché secondo me è importante condividere queste informazioni, che non rimangano esclusivamente nei circuiti legati all'utilizzo però nascosto. E in finale non faccio male a nessuno, non è che obbligo la gente ad utilizzarla così come la utilizzo io, questa è la mia esperienza e mi ha fatto piacere raccontarla appunto attraverso le ricette che negli anni hanno accompagnato me e i miei amici in queste bellissime cene, diciamo. No, io da un punto di vista tecnico, no? Questa cosa importante che secondo me va sottolineata è che come tecnica di cucina la cosa fondamentale è questo del burro, no? Per quanto riguarda il salato, anche per il dolce, certo, anche per il dolce, sì. E poi c'è l'altra preparazione base che è il green milk. Nel tuo racconto della tua esperienza, queste due preparazioni da un punto di vista tecnico sono quelle fondamentale base intorno a cui ruota tutto e che potrebbero essere poi utilizzate dagli altri anche per farci ruotare altre ricette, altre. E quindi vorrei che ci raccontassi come avviene la preparazione del burro adesso. Allora, è molto semplice poi in realtà, perché bisogna solo stare attenti a evitare che si bruci tutto e si debba buttare il burro essenzialmente, perché basta. Cioè, almeno nella mia esperienza, poi adesso se andate in rete ne trovate 20.000 modi per fare il famoso ganja butter, quindi il burro all'erba. Però la mia esperienza, esatto, io la faccio così, mettiamo i puntini sulle i. Io trito la quantità giusta di marijuana a seconda degli ospiti che ho a cena. Sì, a seconda di chi faccio, esatto, a seconda di chi ho a tavola. Limitiamoci a dire dal mezzo cucchiaino a un cucchiaino a testa, mettiamo così, di ganja tritata. E poi metto tutto a bagnomaria a riscaldare nel burro. Piano piano il burro. Sì, a bagnomaria, perché si può fare anche sulla fiamma viva, però il tempo è molto ridotto, quindi bisogna stare molto attenti a non passare il punto di fumo del burro, che arriva a 130 gradi, quindi esatto, no perché la bruci, mentre l'attivazione, diciamo, dei cannabinoidi arriva ai 110-120 gradi nel burro, il burro subito dopo a 130 brucia, quindi bisogna stare attenti. A questo punto conviene farlo a bagnomaria, nonostante i tempi siano più lenti, però almeno avete più controllo del processo. E quindi a bagnomaria da una ventina di minuti più o meno
piano piano inizia a bollire. Quando inizia a bollire, togliete dal fuoco, perché vedete che la clorofilla inizia a disciogliersi, a colorare un po' il burro, sentite l'odore che è inconfondibile fondamentalmente, sì, esatto, perché poi in cucina odori e sapori sono le cose fondamentali, più che i tempi sono le cose essenziali secondo me, e a quel punto levate dalla fiamma, filtrate, fate raffreddare quel burro e ve lo tenete per qualsiasi preparazione che voi vogliate fare. In frigo dura poco, perché una settimanella, se volete però lo potete, io spesso lo metto in freezer, infatti quando mi capita lo metto in freezer e poi lo ritiro fuori alla bisogna, ecco. E il green milk è più o meno nella stessa modalità, solo che non a bagnomaria, ma ci mette un po' dei tempi un po' più dilatati, una quarantina di minuti più o meno, con il latte, certo. Però potete usare anche l'olio, perché una critica che mi è stata fatta giustamente quando ho iniziato a girare con il mio libro, è che io non avevo tenuto conto dei vegetariani, dei vegani, usando il burro, usando il latte. Perché? Perché questa è la mia esperienza, io non essendo vegana e non essendo vegetariana non ci ho proprio pensato, però... Ah, esatto, però è stata una critica giusta, che infatti mi sono ripromessa di scrivere il volume 2 di questo ricettario con altre ricette, con solo ricette per vegetariani e per vegani. Siccome i cannabinoidi si disciolgono quindi nei grassi, sia vegetali che... Lì si può usare anche un grasso vegetale Sì, anche nella panna, ma anche nel latte, ad esempio anche nel latte di cocco, sì. Si può fare, e nell'olio stesso, e per utilizzarlo poi in ricette che possono essere vegane. Però quelli sono già oli che hanno già dei sapori forti, quindi mischiando pure il sapore della canapa diventa doppiamente, perché poi tutti questi cibi preparati con il burro all'erba o l'olio all'erba o il latte all'erba chiaramente hanno un sapore molto intenso di cannabis, e quindi nelle ricette che andate a scegliere chiaramente andate a scegliere quelle materie prime che non cozzano tanto con un sapore forte, che è già quello. Sì, chiaramente, certo.